Ciao ragazzi, allora, videino di oggi, vi metto una mia esecuzione della cavatina di Stanley Myers, dalla colonna sonora del film Il Cacciatore. Oggi ho voluto fare un po' questa cosa qua. Dovete sapere che per l'esame di ottavo anno, in conservatorio, col vecchio ordinamento, quando ancora erano 10 anni chitarra, ora non so come sia diventato università, non so niente. All'esame di ottavo anno c'era la prova dell'interpretazione di una composizione assegnata 3 ore prima della prova. Ti assegnavano un brano, ti mettevano in clausura, quindi ti chiudevi dentro una stanza, e avevi 3 ore di tempo per studiartelo, un brano mai visto logicamente, per studiartelo e poi dovevi eseguirlo. Vi leggo brevemente il programma dell'esame di ottavo anno. Programma degli esami di compimento del corso medio. Questi sono i programmi di esame del Conservatorio di Musica. Corso medio era l'ottavo. Ragazzi, era un culo l'ottavo anno, eh? Cioè, erano tutti difficili, anche il diploma, ma l'ottavo era veramente difficile. Forse il più difficile dei tre, perché c'era quinto, ottavo e decimo. Quindi, punto 1. A. Due studi estratti a sorte 24 ore prima della prova tra i seguenti di SOR, e ti fa l'elenco dei SOR, cioè sarebbero corrispondenti ai numeri 11, dai 11 ai 20 della revisione di Segovia, dei SOR Segovia. Sono i 20 studi di SOR Segovia, dall'11 al 20, dall'1 al 10 erano quelli per il quinto e li estraevi a sorte il giorno stesso. Dall'11 al 20 erano quelli per l'ottavo e li estraevi a sorte, andavi il giorno prima in conservatorio, estraevi a sorte due studi, due numeri e vedevi cosa dovevi fare, qualche numero di studio. E li eseguivi il giorno dopo l'esame, quindi chiaramente dovevi sapere tutti e 10 bene. B. Due studi scelti dal candidato fra i 12 di Villa-Lobos. Quindi avevi due studi di SOR estratti a sorte, più due studi di Villa-Lobos, che sono molto difficili pure quelli. Due studi di Villa-Lobos da eseguire. Poi, punto 2. Una composizione di rilevante impegno contrappuntistico originale per liuto rinascimentale a 6 corde o viuela. Quindi una composizione rinascimentale. 3. Punto A del 3. Due composizioni di media difficoltà scelte dal candidato fra le opere di Paganini o i 36 capricci di Legnani. Quindi c'erano due studi dai 36 capricci di Legnani. Io li ho studiati tutti, perché i 36 capricci di Legnani sono uno per ogni tonalità esistente, capito? Quindi vai a cercare delle tonalità anche difficili sulla chitarra, insomma. Sol diesis maggiore, non so, Do diesis maggiore, studio in Do diesis maggiore, studio in, che so, in La bemolle, vabbè, La bemolle ancora. Quindi tutte le tonalità, molto difficili. Una composizione di rilevante impegno virtuosistico, una sonata, fantasia o tema con variazioni del primo 800, quindi c'era una composizione già da concerto, del primo 800, quindi Sor, Giuliani, Aguado, Carcassi. Poi c'era un'importante composizione originale per chitarra di autore moderno o contemporaneo, preferibilmente italiano. E poi al punto 5, eccoci qua, lettura di una facile composizione a prima vista assegnata dalla commissione. Quindi durante l'esame ti davano una composizione e dovevi leggerla a prima vista, quindi saper leggere a prima vista. Punto B, interpretazione di una composizione di media difficoltà assegnata dalla commissione 3 ore prima della prova, quella che vi dicevo. C, illustrare le origini della storia del liuto, della viuela e della chitarra. Quindi ti facevano anche delle domande. È proprio sulla prova delle 3 ore che mi interessava soffermarmi, in quanto per non rincoglionirmi, perché dovete sapere che ci si rincoglionisce se non ci si esercita, ho detto vabbè, prendiamo un pezzo, uno spartito, e ce lo studiamo in 2 o 3 ore, vediamo cosa esce, e poi lo registro per sentire. Oggi ho deciso di fare la cavatina di Stanley Myers, appunto, tratta dal film Il Cacciatore. L'ho presa 3 ore fa, 3 ore e mezza fa, ho fatto il video. Ho perso più tempo qui dietro a tutta sta roba, sto computer e alla scheda audio, eccetera, che a studiarmi il pezzo praticamente. Poi non ne manco perfettamente in sincrono audio e video, ma non ha importanza. Tanto vedete, sentite l'audio e vedete quello che la suona, poi vabbè, che sarei io. Niente, vi lascio così. Quindi oggi videino così. Abbiamo parlato un po' dell'esame, del vecchio esame di ottavo anno. Ripeto, adesso non so come sia. Credo ci siano 5 anni di liceo e 5 di università, non so, col triennio, il biennio, i punti, le cose, fanno 1.000 materie, mi hanno detto ragazzi che lo stanno facendo. Boh, vabbè, io ho fatto il vecchio ordinamento, fortunatamente, fortunatamente, e da privatista, perché ho studiato
per gli affari miei, e quindi fortunatamente di nuovo, perché in conservatorio ci sono entrato solo esclusivamente per dare gli esami. Vi saluto e vi lascio alla cavatina di Stanley Myers. Ciao ciao.